Camila, buongiorno, buonasera, buonanotte, benvenuti nel nostro canale. Io sono Ally e io sono Auri. E siamo tornate con un nuovo video haul. Esattamente, sappiamo che non siamo di solito abitudinare a far uscire il video di sabato, però ci tenevamo un sacco. Esatto, perché siamo state al mare circa 10 giorni con la nostra nonna. Avrete visto tutte le dirette, se no ve le lasciamo qui nelle schede. E abbiamo fatto un po' di shopping, come è giusto che sia, insomma. Vacanze, negozi, cosa vuoi? Te ne privi? E La sera libere. quindi abbiamo fatto un po' di shopping e abbiamo deciso di condividerlo con voi. Noi E nulla, speriamo tantissimo che vi piaccia e... vi lasciamo il video. Video inizieranno i video tema back to school lunedì. Quindi tutti Attivate la sintonizzati sul campanella e canale. assolutamente dovete guardarli. Partiamo dai gioielli. Abbiamo comprato un po' di gioielli. Ci siamo date la pazza gioia. Innanzitutto volevo far vedere il nostro buco Esatto, all'orecchio. ci siamo fatte un nuovo buco alle orecchie. Mi sono fatta il terzo buco. In realtà l'avevo già fatto tanti anni fa, ma mi si è chiuso, per cui l'ho dovuto rifare. E ho comprato, quindi vabbè, questo orecchino è nuovo. Sì, nonna ci ha regalato questi orecchini a forma di cornetto tutti argento. Sono molto belli e sono della marca. Tan! Questa marca qui che si chiama Amen. Mentre io ho fatto il secondo buco di qua e quindi sarebbe tipo il quinto e anche ho preso questi orecchini a cornetto solamente rossi. Ragazzi, vedrete che quest'anno sarà tutto corni e santini Sì, per la infatti maturità. vedrete. Abbiamo preso quindi gli stessi orecchini, sono io tutti argento, lei. Rossi. Viva i colori, viva i colori. Un altro cornetto qua, ma questo è dell'anno scorso. Poi andiamo avanti facendovi vedere un braccialetto che ci ha regalato sempre nostra nonna. Ed è questo braccialetto che abbiamo preso uguali ma di colori diversi, sempre col cornetto. Allora, il mio è azzurro con il cornetto bianco. Ed è fatto di un materiale molto molto strano. Sono palline di plastica. Poi in realtà sono dischetti di silicone, ecco, colorati che rendono l'abbronzatura power. Mentre io invece ho preso il cornetto rosso perché con l'ana orecchini mancava solo il braccialetto. Questo qua e le mie perline, diciamo, di silicone sono, diciamo, sul rosso arancione. Poi io ho preso un altro braccialetto che l'avevo preso con l'intento di mettermelo alla caviglia, perché pensavo fosse una cavigliera. No, in Arrivo in realtà. hotel, me lo provo sulla caviglia e non mi sta, per cui leggo e c'è scritto braccialetto. Ok. Ed è fatto così. L'ho preso in un negozio che si chiama Tess. Ed è questo qui, con il cuore, una luna e le stelle. Molto carino, cioè molto semplice. In realtà pensavo fosse una cavigliera, ma Pensavo, l'avevo tutto. preso con intento che fosse una cavigliera, appunto, però non lo è, quindi l'ho tenuto al braccio insieme agli altri miei braccialetti. Non potevamo non fare un acquisto da Marlu, anche lei l'ha Anche io ho fatto un fatto. acquisto, ma non per me, per un regalo. E eccolo qui, il braccialetto è tipo super super bello. Io lo abbinavo a questi tre che mettevo sempre la Che sera sono di Kildult. e questo qua è rigido con la farfallina. Molto molto bellina. E dà una luce, secondo me, assurda al polso. E fatto sta che sono ritornata in un altro negozio e mi sono presa una cavigliera perché cavolo la volevo, allora sono tornata. Non so se farmi una ripresa oppure alzarmi il piede, vabbè. Passa il piedino. È questa cavigliera molto molto bella che ce l'avevo uguale, l'ho comprata l'anno scorso, sono tornata a casa e l'ho messa, quindi adesso ho una cavigliera di qua e l'altra di qua, solo che questa qui è un po' ossidata, per cui si vede la differenza della lucentezza, ma non importa, non importa, Non importa. non importa. Poi passiamo alla parte accessori per capelli perché abbiamo comprato delle cosine molto molto carine. Partiamo da dei cerchietti che crediamo abbiate visto Forse o nella diretta o nel video, comunque l'abbiate già visto. È stra stra bellino. Sembra tipo una specie di, come si chiama, foulard. E secondo noi per il mare Ci è su sta. Marte. Non so se quest'anno è andata di moda, ma È strabello, adoro. mi piace un sacco, poi il colore è azzeccatissimo. Poi abbiamo comprato due mollettoni perché noi siamo molto molto Io molto ne ho uno in più. solite a comprarli a Bellaria perché tengono un sacco e costano veramente poco. Prima abbiamo comprato questi. E Che io l'ho identico preciso, solo che è giù, no, sono pigra. poi questi qui, con le striature. Di solito ne compriamo uno e ci dura tutto l'anno. L'anno scorso l'abbiamo comprato appunto andando al mare, agosto 2019, ma Ci si è rotto a metà anno, per cui esatto, abbiamo eravamo tipo detto compriamone disperate. due, che non si sa mai, tanto costano poco e quindi. Adorati, sono tipo osceni da vedere, ma non importa, sono Sono comodi. comodissimi. Poi abbiamo preso due mascherine perché noi di solito abbiamo sempre utilizzato quelle tipo. Usa getta. E allora abbiamo deciso di prenderle nere. Prima abbiamo preso questa con i L'ho cordini uguale, solamente che bianchi. la mia è giù a lavare. E poi abbiamo preso un'altra, poi anche in vista della scuola, se dovremmo utilizzare le mascherine, con la stellina Giusto per essere sempre tutta diverse. nera. Molto
molto molto bella. E secondo noi si respira meglio con questa che con quello esagerato. Almeno si lava, lavabili. Infatti questa l'ho già lavata, devo stirarla perché è tutta stropicciata proprio. Abbiamo preso anche questo codino, un codino, uno scrunchie. Esatto. Io l'ho preso rosa fluo, però perché non ovviamente andiamo a bellare, ci siamo dimenticati i codini. Siamo dei geni. Poi abbiamo un negozio che ci piace un sacco, che è questa libreria, che i disegni del Baldo, cioè fa tutte le robe di questa marca, e sono stupendi. Ho preso questo quadernino dove c'è scritto le frasi da non perdere, e c'è già scritto un botto di frasi. Adoro. Mentre io ho preso, anche se a me non piace il Piccolo Principe, il quadernino dentro mi fa troppo morire, è stupendo. Ci sono varie tonalità di pagina. Esatto. In realtà noi ogni anno, diciamo, compriamo un quadernino di questa edizione e ci scriviamo le vacanze, perché poi secondo me è bello anche rileggerli. Io però ho usato un quadernino da 2017, questa non l'ho finito, per cui non ho comprato nessuno, ma ho comprato questo per scrivere le frasi, le citazioni dei film, libri, canzoni, eccetera. E poi ho comprato questo quadernino di legami stupendo. È già impacchettato, con scritto My Hair is a Jungle, però è molto bello, cioè mi piace un sacco, ha la scritta d'oro e dentro è a righe, perché tutti i quaderni di legami dentro sono a righe. Abbiamo preso i libri di Anna, cioè in verità li ha presi la nonna, però ciao nonna. Allora, questo è il romanzo 3, abbiamo preso i primi 3 romanzi, in verità sarebbero 8 da quel che ha detto Auri, però sono stupendi. Dobbiamo, e anche se ho 18 anni non mi interessa, voglio leggerli. Sono meravigliosi, noi siamo alla terza stagione e dobbiamo andare assolutamente avanti. Però no spoiler, please. Esatto, ma sono fantastici e quindi vogliamo leggere anche i libri, giustamente. Perché siamo delle fanatiche. Già. Team Gilbert. Poi siamo andate in un negozio dove abbiamo comprato l'anno scorso delle felpe delle Vans. Vi lasciamo qui il video dell'haul che abbiamo fatto l'anno scorso. Siamo ritornate quest'anno e abbiamo fatto compre, perché praticamente in quel giorno è uscito anche sul giornale dell'Arena il fatto che fossi stata pagella d'oro, e quindi la nonna voleva farci un regalo per par condicio. Grazie. Quindi adesso vi facciamo vedere cosa abbiamo comprato. Allora, abbiamo preso due magliette uguali, perché noi dobbiamo fare sempre le gemelline, solo che io l'ho presa bianca e l'ho presa nera. Almeno dai colori sono diversi. E sono fatte così, sono della Only, questa marca qui, non so se la conosciate. Sono molto molto carine. A me questa marca ci piace da morire. Il tessuto è fatto così, però boh, non è né costine, è un avvenimento. Il mio invece è tipo questo nero che... ci sta secondo me, poi con la brodatura. Però è bello, con la brodatura è stupenda. Vi lascio una foto perché mi sa che me la sono fatta in camerino per farvi vedere come va. E il prezzo era di 13,50€. No, la mia 14,50€. Vedi, sono più cheap. Poi, sempre della Only, ho preso questa maglietta rosa, strabella. Cioè non è crop, ma non è neanche troppo lunga, quel taschino con i brillantini. Secondo me è stupenda, di questo rosa molto molto fine. E costava anche questa 14,50€. Invece io ho preso, anzi mi sono fatta prendere perché non ho preso mai niente, questa maglietta qua bianca della Pyrex. Che non è lunga, cioè non è neanche crop, esatto. Una via di mezzo. Cioè davanti è più corta, dietro è un po' più lunghetta, che secondo me è con jeans sta da Dio. Ed è bianca, che con la bronzatura sta altrettanto bene, 30€. Non sei più cheap. Poi ho comprato questa maglietta della Vans, color verde. Verdone, sì. Con scritto, vabbè, Vans, molto semplice. E mi piaceva molto. E costava 27,50€. E anch'io ho comprato anche l'Avance, perché gemelline sì. Ed è così, nera. Comunque sono diverse, perché la mia ha la scritta piccola. E la mia ha la scritta grande. E la tua la scritta grande. Non voglio far vedere che è di marca, no, figurati. E costava 27,50€ ed è super 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 bella. E per ultima cosa, in questo negozio ho preso dei pantaloni della tuta. Che mi fanno? Ma non importa. Che sono fatti così neri, che non so ancora quando utilizzerò, perché io non sono molto da stile di pantaloni della tuta. Però vabbè, per andare a danza. Oh vabbè, magari mi viene anche lo scribizzo li porto a scuola, non lo so. Sono della K neri e hanno qui attorno la striscia con il logo. E niente, sono lunghi, della tuta. Mi fa venire caldo solo a vederli. Li avrei voluti grigi sinceramente, però neri sono più mio stile. Secondo me ci stanno di più neri. Allora, il video termina qui, speriamo vi sia piaciuto. Esattamente, noi abbiamo fatto un po' di danni, ma neanche eccessivamente, quindi dai, è passabile. Proud. Se il video vi è piaciuto vi ricordiamo di lasciare un bel pollice in su, ormai siamo arrivati ai 20.000 iscritti, ma condividete lo stesso video, perché più siamo meglio è, naturalmente. E noi adesso saluteremo le persone che hanno chiesto di essere salutate nel video di lunedì, dato che nello speciale non abbiamo salutato nessuno. Camilla, un bacione. Caterina, un bacione anche a te. Fatima, un bacione. Maria Chiara, un bacione. Asme, un bacione. Giulia, un bacione anche a te. Matilde Coppolaro, un bacione. Sara, un bacione. Amela, un bacione. Miriam, un bacione anche a te.
E basta. E se volete essere salutati anche voi, basta commentare qui sotto con il vostro nome. Una dedica, se volete, a noi fa sempre molto, 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 molto piacere. Vi metteremo un cuoricino. E noi ci vediamo lunedì con il prossimo video. Inizieranno i video tema Back to School lunedì. Quindi, attivate la campanella e assolutamente dovete guardarli perché saranno stupendi. Abbiamo programmato tutto. E niente, dettagli. Ci vediamo lunedì con il prossimo video. Ciao! Ciao.